Ancora un mese positivo per il BMW Group. Anche agosto, infatti, ha fatto registrare una forte crescita delle vendite, più di 103.000 automobili consegnate in tutto il mondo. Continua quindi il trend positivo, tanto che da gennaio ad agosto la crescita per BMW Group è del 12,5%. Nell'arco degli 8 mesi sono state consegnate quasi 920.000 vetture BMW, Mini e Rolls-Royce contro le 817.000 dello stesso periodo 2009. Analizzando i singoli marchi, spicca il 16,3% di BMW nelle vendite del mese di agosto e un più 14% registrato negli 8 mesi. Anche il marchio Mini, dopo un agosto in leggera flessione a causa di un significativo restyling della gamma, ha fatto registrare un più 4,1% nelle vendite da gennaio ad agosto. Incremento a 3 cifre per Rolls-Royce, che chiude i primi 8 mesi con un più 257%. Andamento positivo anche per BMW Motorrad, che ha visto aumentare le vendite del 18,5%. Cresce l'interesse per l'ultima nata in casa Mini, la Countryman, una Mini caratterizzata dal numero 4. È infatti la prima Mini a superare i 4 metri di lunghezza, è la prima Mini ad avere 4 porte, 5 con il portellone, ed è la prima Mini che può essere equipaggiata con le 4 ruote motrici. Al recente Gran Premio d'Ungheria, anche Sebastian Vettel, protagonista del campionato mondiale di Formula 1 con la Red Bull, ha avuto modo di guidare e provare la Countryman, nella versione più sportiva, la Cooper S, dotata della trazione integrale All 4, per continuare il divertimento di guida tipico della Mini anche quando finisce la strada asfaltata. Novità nella produzione BMW. Il 31 agosto, nello stabilimento austriaco di Graz, è stata festeggiata la fine della produzione della X3. Il giorno successivo, a Spartanburg, negli Stati Uniti, è invece iniziata la produzione della nuova generazione della X3. Nei 7 anni di commercializzazione, la BMW X3 ha avuto un successo straordinario. Nel solo stabilimento di Graz ne sono state prodotte oltre 605.000, cui vanno aggiunte quelle assemblate in Russia, Egitto, Thailandia. L'ultima X3 prodotta, una X-Drive 35D, rimarrà alla stessa BMW, mentre un'altra X3 è stata donata ad una organizzazione no profit. Dopo 6 anni di onorata carriera, vanno in pensione anche la M6 Coupé e la M6 Cabrio. Con l'uscita di scena di queste due sportive va in pensione anche il poderoso motore 5 litri da 507 cavalli. Il V10 BMW ha anche equipaggiato la gloriosa M5, anch'essa pensionata in vista del nuovo modello.